quasi 200 fotografie scattate dal fondo Reuter in Sicilia, in giro per l'Italia, dico in Sicilia perché è lì che inizia la sua carriera, e poi naturalmente a Venezia che è la sua città di adozione. Devo dire subito però che non è una mostra su Venezia, questa è una mostra che ha forse la presunzione di raccontare un altro Reuter. Fondazione di Venezia e la Casa dei Preoci hanno accolto una richiesta dolcissima e profonda della moglie di Fulvio Reuter, Guembo, che dice Fulvio è mancato e non ha ancora avuto una grande mostra capace di rendere giustizia e di rendere conto della grandezza di quest'autore. Attraverso lo studio dei libri che ha pubblicato Fulvio Reuter durante la sua carriera. Ne ha pubblicati più di 100. Noi abbiamo prima raccolto tutti i libri e li abbiamo studiati. E questo perché Fulvio era un fotografo che amava diciamo, scattare, realizzare questi libri, curarli graficamente. Le foto singole quanto lo sviluppo di progetti. Questo è veramente importante e questo credo che la mostra lo possa dimostrare in modo davvero coerente. Fulvio non era il fotografo di una foto e via, era un fotografo che tendeva quasi sempre ad approfondire le storie che raccontava. Questo è davvero molto